Ciao ragazzi, finalmente il video haul di Los Angeles è arrivato. Oh là, lo so che stavate aspettando da un sacco di tempo, quindi non mi perderò in chiacchiere, vi farò vedere tutte le cosine che mi sono portata a casa da Los Angeles, perché haul letteralmente malloppo, quindi tutto il malloppo che mi sono portata a casa dagli Stati Uniti e poi altri acquisti, altre cosine che mi sono arrivate in questo periodo. Quindi pronti per una carrellata di mega mega shopping, acquisti e nuovi prodotti? Via! Oggi ho dei capelli osceni, ma tralasciamo, vi faccio vedere tutto quello che mi sono portata a casa dal Beautycon, perché sì, ci sono peli di gatto Denver, perdonatemi, perché sì, sono stata al Beautycon LA e vi faccio vedere il malloppo. È veramente, cioè, sono tornata a casa con un sacco di roba del Beautycon, tra l'altro moltissime cosine interessanti che avevo in mente e volevo già provare. Quindi, allora, prima cosa che mi capita sotto mano è questo kit con, ci sono tre pennelli, pinzette e forbicine, quindi è un kit per sopracciglia. Poi c'è questa, una Exfoliating Body Scrubber, quindi è una spugnetta esfoliante per il corpo che userò sotto la doccia. Poi ci sono tre smalti China Glaze, eccoli qua, sono due duo chrome, sono due, no, allora aspettate, non mi rendo conto bene dei colori, io ho già di mio, allora, quindi se non li faccio uscire dalla scatola, allora questo è un bellissimo color rame, metallizzato, splendido, mi piace un sacco, è un po' che non faccio questo tipo di manicure, ma tipo faccio due unghie bianche, poi due chrome e l'ultima, la quinta unghia bianca di nuovo. Mi piace molto fare così, non so perché, ma è una cosa che facevo l'anno scorso, adesso da un po' che non lo faccio, mi è tornata la voglia. Poi c'è questo blu tipo, io lo descriverei come un blu petrolio, cosa ne dite voi? E poi questo invece è un grigio. Sembra facile questo da descrivere, un grigio. Poi, allora, vediamo. Ah sì, ci sono, non so come mai, ma mi hanno dato centinaia di questi, no, centinaia no, ma mi hanno dato un sacco di questi mascara, che sono, per packaging intendo, uguali al Better, cioè uguali, molto simili al Better Than Sex. In realtà sono di L'Oreal ed è il Voluminous Lash Paradise, wow, con il 91%, so, ah ok, queste sono le classiche, 91% di persone che l'hanno provato hanno visto le ciglia più voluminose, 98% di effetto allungante, 87% insomma ha visto ciglia più belle, quindi wow, questo mascara deve essere favoloso, da come, almeno da come ne parlano. Poi qui ci sono, che cos'è? Ah, questo, ero molto, come si dice, ero molto entusiasta di questo coso, ed è, questo è Goat's Milk and Chai Bar Soap, sono praticamente delle saponette, io sono molto molto eccitata per delle saponette, però siccome sono super idratanti e hanno un profumo buonissimo, non vedo l'ora di provarle e credo siano appunto fatte con estratto di rose, sono cruelty free e danno tutto ingredienti naturali, e ne ho due e sono strafelice perché io ho una fissa con i saponi, liquidi, saponette, se sono profumate tipo quelle della Lush eccetera, impazzisco. Qui c'è una mega palette che non so se è di ombretti o di della Morphe o Morphe, non so bene come si pronuncia questo brand, ma avevano un sacco di palette interessanti, davvero molto belle, e questa, ah sì, questa è una palette di ombretti, ma sono molto felice di questa palette perché vedete che i colori sono tutti molto aranciati, tutti molto adatti agli occhi chiari, mi ricorda un po' quelle 88 colori che usavo ai tempi quando ho iniziato YouTube, vi ricordavi YouTube? Io, cioè, davvero, io parlo normale, ve lo giuro, poi quando accendo la videocamera, track, mi dimentico come si chiamano le robe, le parole, comunque mi ricordo di quelle palette, chissà se voi vi ricordate di quelle palette, le vecchie palette 88 colori, che tanto dovrei ancora avere da qualche parte. E altra cosa che vorrei sapere, proprio a proposito di vecchi video, vorrei fare un video in cui ricreo il primo tutorial che ho mai fatto su YouTube, fatemi sapere se questa idea vi piace, se può interessarvi eccetera, perché voglio farlo davvero, ma fatemi sapere voi. E poi mi hanno dato, ah, queste sono delle maschere super interessanti, allora c'è la Bubbly Mask, Detox Bubbly Mask, questa è una maschera che diventa tutta
bollicinosa, si formano tutte delle bollicine, si gonfia un sacco e deve essere una figata. Questa maschera voglio assolutamente provarla in un video con voi, voglio fare un testing live. Altra cosa stra figa di cui ho sentito tanto parlare ma non avevo ancora provato sono, è la Peel Off Mask, però gold, quindi è una maschera, cioè, ci sono sia i cuscinetti per occhiaie che la maschera peel off che si toglie così per il viso, tutti fatti con oro 24 carati. Altra cosa che voglio provare con voi, non mi convincono tanto queste cose ma chi lo sa, magari funzionano, boh, secondo me è più che altro per dire wow, boh. E poi c'è un'altra, OMG, tra OMG. Questa è, qui ci sono di nuovo i 24K Gold Eye Patches, ci sono i patch in oro 24 carati e poi c'è la maschera al carbone e la maschera, una crema, altre due maschere e poi una crema idratante. Che figata queste robe, voglio fare un video in cui provo un sacco di prodotti strani e bizzarri. Quindi vi sto dando un sacco di anticipazioni sui prossimi video. Poi qui ci sono, allora, un sacco di salviettine e sono queste qua, Derma Doctor High Potency Daily Body Peel. Quindi è un peeling per il corpo, interessante, interessante, ad alta potenza tra l'altro, quindi mi toglie praticamente la pelle, via, non sto scherzando. Poi qui c'è un Coconut Lime, che cos'è? Gentle Wash. Ah, ok, questo è un doccia gel al 97% naturale, testato dai ginecologi. Perché è testato? Cioè, cos'è? Scusatemi, cosa vi sto facendo vedere? Un gel per la pulizia delle parti femminili, evidentemente, fatto dalle donne per le donne, naturalmente. Evidentemente è veramente un detergente per le parti intime, a questo punto non lo so. Poi altra cosa, ah sì, ci sono altri smalti China Glaze, però c'era la scatola vuota e mi sono detta oddio, e sono questi qua, chissà se mai troverò il terzo, boh. Ah, qui c'è un'altra barra, un'altra saponetta al, al latte e alle rose eccetera, prima ne ho tre e vai. E poi ci sono due, allora questo smalto è bellissimo, che tra l'altro si intona con una cosa che io vi devo far vedere oggi, lo lasceremo qui a fianco e vedremo se si intona, non sono sicura, ne ho altri comunque di smalti simili, ma questo blu è pazzesco, è bellissimo, volevo confrontarlo con questo della Sia Te, ma non sono esattamente uguali, questo è più scuro, un po' più intenso, questo è un po' più chiaro appunto e meno forte come colore, stupendo, lasciamolo da parte. E poi qui invece c'è un color senape, ma anche questo metallizzato, molto carini questi smalti China Glaze, devo dire, mi hanno stupito. Poi ci sono, ah, di questi sono particolarmente felice perché sono piccoli, quindi si possono portare in viaggio, e qui c'è un balsamo della Redken e qui invece c'è uno shampoo della Redken, ottimo marchio, e quindi sono felice, se devo viaggiare, di potermi portare dietro i miei prodotti per capelli e non usare quelli degli hotel, che non sempre sono proprio, insomma, ideali. Poi altra strafigata che mi hanno dato è la soluzione micellare della Roche Posay, non so se ne ho una oppure due, mi sa che ne ho soltanto, no, ne ho due, anche queste super super utili quando viaggio, perché di solito le acque micellari, allora io uso solo acque micellari per struccare viso e occhi, soprattutto gli occhi, lo sapete per l'extension, e le boccette delle acque micellari sono sempre enormi, quindi è super super utile averne alcune piccoline da poter portare dietro. Poi qui c'è una water sleeping mask, quindi una maschera per la pelle da usare durante la notte, non conosco questo brand, Laneige, interessante anche questa. Poi mi hanno dato, non so perché, ma mi hanno dato una t-shirt, trust me I'm a makeup artist, non so nemmeno chi me l'abbia data questa, Hikari Cosmetics, ah, credo sia quel brand giapponese che mi ha fatto vedere un sacco di cosine. Poi altre cose, allora ci sono Vanilla Blossom On the Go Wipes, 98% naturali. Ah, anche queste sono testate ginecologicamente. Io vi sto facendo vedere tutto prodotti praticamente per l'igiene intima oggi. Non so che cosa sia, in che cosa si stia tramutando questo canale. Comunque anche queste sono salviettine per l'igiene intima. Oh, bisogna usare anche queste robe qua, voglio dire. Vogliamo forse un altro dei mascara di prima. Ve l'ho detto che ne avevo un sacco. E poi qui c'è un altro
un campioncino di shampoo da provare della Blonde Treatment. Interessante, quindi per capelli biondi. Poi ci sono tre prodotti LA Girl Lipify Stylo Intense Creamy Color. Sono dei rossetti cremosi per le labbra, ma basta per dire rossetti per le labbra. E poi c'è la LA Girl, sempre stesso brand, Ultimate Intense Stay Auto Liner Eye, quindi un eyeliner per gli occhi. Poi ci sono altri due dei campioncini di shampoo per capelli biondi, e poi altri due campioncini di shampoo per capelli biondi, e poi c'è High Mirror, non so, è un lip balm, è simile a quelli di EOS, così come confezione, ma un po' più piccolino. Che carino questo lip balm, un balsamo labbra. Poi, allora, sono troppo contenta per queste cose, vi giuro. Mi hanno dato, finalmente posso provarle anch'io, le Silly Sponge. Ebbene sì, sono le spugne, cioè non sono delle spugne, sono delle, diciamo, degli applicatori in silicone. Ne ho uno sia trasparente che uno rosa, ma sono leggermente diversi come consistenza, e si usano per applicare il fondotinta. Sembrano miracolosi, alcuni li preferiscono alla Beauty Blender, e siccome io sono stracuriosa di provarli, ho preso sia questo, appunto, quella trasparente che quella rosa. Altra cosa che voglio provare con voi è vedere in diretta se funziona o no, perché ne parlano tutti. Poi c'è una maschera che ha letteralmente il disegno del pinguino, quindi quando la metti poi sei tipo un pinguino, ed è del The Cream Shop, che è un brand giapponese, coreano, comunque asiatico, e perché non so riconoscere la scrittura, per questo non so. Drink Up Skin, quindi è una maschera con acido ialuronico, una maschera idratante. E poi ci sono, allora, c'è un... questi sono Acne Spot Dots, mi hanno spiegato come usarli, sono sempre dello stesso brand, quello asiatico, che non si sa bene che cosa... che paese sia, mi dispiace non saperlo, però non lo so, ma non so se è giapponese, forse è giapponese, comunque. E questi sono dei piccoli cerottini che vanno messi sul brufolo, che capita sempre a chi non capita, io ce l'ho qui in questo momento, non so se si vede, sicuramente si vede, anche se ho messo 10 kg di trucco, e sono dei piccoli patch che vanno applicati sul brufolo la sera, e poi la mattina ti svegli e il brufolo non c'è più, almeno così mi hanno detto, e poi proveremo, vedremo se è vero. E poi, mi sa che questa è l'ultima cosa, ed è un beauty case, c'è scritto Peaches Slices, apriamo, vediamo che cosa c'è, perché letteralmente non mi ricordo. Ci sono un sacco di... ci sono di nuovo gli Acne Spot Dots, e poi ci sono un sacco di altre, credo siano maschere. Poi da Mesauda Milano mi è arrivata la nuova lipstick palette, e siccome i rossetti liquidi di Mesauda io li amo, tra l'altro uno dei loro rossetti liquidi opachi l'ho usato al mio matrimonio, perché amo quel colore e ha una durata, una resa pazzesca. Questa mi interessa alquanto. Non ci sono i nomi però di questi rossetti, 10 rossetti matte. Io non ci sto credendo, sono tutti opachi, quindi questa palette va diretta tra i prodotti che devo provare prima possibile lì sulla mia specchiera. Oh mio Dio, cioè guardate i nude, se non sono splendidi, e questo rosso, e anche questo per l'autunno, interessanti. Altra cosa che mi è arrivata da Dior, quando mi arrivano i pacchi da Dior io sono alle stelle, veramente, letteralmente alle stelle. Non ho aperto il contenuto perché voglio vedere con voi di che cosa si tratta. Allora, prima c'è una palette, la palette 5 colori, la numero 677, vediamo. Wow, allora i colori sono splendidi, ve li faccio vedere un attimino meglio, sono stupendi, c'è un dorato, un argento platino, un marrone opaco, stupendo, poi c'è questo marrone bronzato al centro, bellissimo, e quest'altro marrone con glitter dorati, stupendo. Questa palette è meravigliosa, davvero. Qui c'è un lipstick, un rossetto metallico, numero 999, amo il packaging, ed è wow, è tipo un... come descriverlo? Un rosso non troppo intenso, metallizzato,
pazzesco questo colore, chissà se mi starà bene, perché su di me a volte i rossetti metallizzati stanno benissimo, a volte malissimo, non c'è una via di mezzo, mi stanno bellissimo, mi stanno malissimo, quindi vedremo. Poi mi sa che c'è un altro rossetto, sì, questo è il numero 781 ed è, oh mio Dio, questo è il colore perfetto per l'autunno, è tipo un plum, un viola marroncino. Stupendo, è bellissimo questo colore, credo sia un po' il colore della stagione. Amo, amo, amo le labbra scure in autunno e mi sono mancate, vi dirò, perché l'anno scorso usavo un sacco, avevo preso, mi ricordo, di Dior, era un po' più sul viola però il colore ed era un sogno, l'ho usato un sacco. E poi qui c'è uno smalto effetto gel, ullala, è un bellissimo, non so descrivere i colori, è un bellissimo, io lo chiamerei un marrone freddo con dei glitterini rosa e dorati, stupendo, stupendo, questo colore è bellissimo. Poi allora c'è il Dior Blush Duo Stick, Sculpting Stick Duo, da una parte c'è il colore per andare a scolpire gli zigomi e dall'altra c'è il colore che va invece ad illuminare la parte sopra gli zigomi. Interessantissimo questo stick. Poi c'è, vediamo, allora, Fard Eyes and Lips Cream Shadow, quindi un prodotto in crema che si può utilizzare sia sulle labbra che sugli occhi. Wow, tipo un marroncino, secondo me potrebbe stare bene con il rossetto di prima. Wow. Poi c'è Fard Eyes and Lips, c'è un altro cream shadow, però questo è un pochino più chiaro, è tipo un bronzo chiaro, un nude scuro, insomma è questo colore metallizzato. Interessante questo fatto di avere colori che si possono usare sia sulle labbra che sugli occhi, non so se li avevo mai visti. E poi qui c'è invece il mascara volume effetto immediato Bold Brow, però per le sopracciglia. Non ho mai provato un prodotto Dior per le sopracciglia, almeno credo, no, mi sa di no. Molto molto interessante, credo sia anche del colore giusto, tra l'altro. Yes! Poi mi sono arrivate altre cosine, tutto questo pacco, mi sa che sono prodotti per labbra, da NYX Professional Makeup. Vediamo insieme che cosa c'è all'interno. Oh mio Dio, sono tutti i nuovi Liquid Suede Lipsticks. Yeah! Allora, sono matte ma metallizzati, assurdo, voglio troppo provare questi colori perché non credo di aver mai visto un colore matte ma metallizzato, interessantissimo, ci sono un sacco di colorazioni dal marrone, addirittura c'è questo viola, wow, e poi ci sono anche colori un po' più portabili, tipo un color carne. Sto cercando di immaginarmi i colori che possono essere metallizzati ma opachi. Che figata, che figata! Poi. Allora, Benefit mi ha spedito diverse cosine. Sono troppo, troppo carini da Benefit, mi mandano sempre un sacco di cosine bellissime. Allora, prima cosa c'è la Go-Go Tint, che la conosciamo tutti, è una tinta per le guance, non mi vengono le parole, ma tinta per le guance, ed è appunto di questo colore ciliegia, è molto molto bella come colore, molto molto carino come applicazione, si sfuma benissimo. Poi questo è uno dei miei preferiti e sono quasi quasi alla fine del tubetto che ho adesso, è il Girl Meets Pearl, questo è uno dei miei illuminanti preferiti di sempre, è bellissimo, ha un sottotono rosato, quindi secondo me è più adatto a chi come me ha appunto un sottotono rosato, comunque non troppo giallo dorato perché altrimenti si vede molto la differenza, ma per me è perfetto sia quando sono abbronzata che quando sono fantasmina. Poi c'è questo che è il Pore Minimizing Makeup, amo il fatto che si possono aprire così i packaging di Benefit, ed è tipo un fondotinta coprente al punto giusto, non troppo, per soprattutto per le zone problematiche eccetera, perché va a minimizzare l'aspetto dei pori.
Poi, parlando di pori, non si può che menzionare anche il mitico The Pore Professional. Ho usato chili di questa roba, specialmente quest'estate, non tanto perché ho il problema dei pori dilatati, ma è stupendo come primer, opacizzante, è fantastico questo. Poi c'è la Hoola Click Contour Stick. Questo non ce l'ho, ho uno stick simile, ma non è questo, è un pochino più grande, ed è il appunto uno stick per il contouring della linea Hoola, che è una linea che amo, perché la terra che preferisco al mondo di tutti i tempi è la Hoola, lo sapete. Però mi è arrivato altra cosa strafiga, perché di questo avevo solo un piccolo campioncino che mi porto dietro quando viaggio, ma non avevo il prodotto in sé, anche perché quello sta per finire, e questo è un blush rosato, è una polvere in realtà, io la utilizzo come blush, mi piace perché è un rosa a metà tra il freddo ed il caldo, quindi sta bene con qualsiasi trucco, è bellissimo, amo questo blush. E poi, allora, mi è arrivato anche questo specchietto che è troppo carino, con le casette di San Francisco ed il tram, e poi essendoci stata è anche particolarmente speciale per me, ed è appunto uno specchietto. E poi altra cosina è, e questo non l'ho mai provato, sono stracuriosa, è lo Shy Beam. Deve essere della stessa linea di del blush in polvere, però questo è un prodotto in crema liquido. Io non posso, cioè, descrivere il packaging quanto è carino, almeno credo che sia lì, sì, è liquido, il packaging è troppo bello, questo rosa metallizzato chiaro è stupendo. E questo, non ho ben capito che cosa sia sinceramente, Nude Pink Matte Redness, ah, è un illuminante però ad effetto matte. Oh, dà effetto luminoso ma non rende la pelle lucida. Figata, questo illuminante è una genialata pazzesca. Non ho ben capito come funzioni, perché di solito gli illuminanti un po' te la lucidano la pelle, però vi farò sapere, magari lo userò in un tutorial, così riuscite a vederlo all'opera. E poi mi sono arrivate altre cosine da Diego Dalla Palma, e loro hanno una linea per capelli. Io amo lo shampoo, amo la crema, gli impacchi di Diego Dalla Palma sono fantastici, infatti speravo ce ne fosse una nuova, e sì c'è, perché sto usando l'ultimo flacone di questa, e questa è, in realtà non ho questa, questa è la Liscio Spaghetto, maschera lisciante, effetto rimpolpante, capelli ultra lisci e corposi, wow. Io adesso ho quella per capelli danneggiati e mi trovo da Dio, quindi comunque sono molto felice, perché tutte le maschere di Diego Dalla Palma sono fantastiche, cioè provatele. Poi c'è un Oh My Lift Siero Lifting, quindi un siero per la pelle anti-età, che cosa c'è scritto? Tutti i tipi di pelle. Poi questo che cos'è? Oh My Lift Superheroes Mask, una maschera effetto lifting, non avevo mai provato una maschera per la pelle di Diego Dalla Palma, credo sia una novità, molto carina come cosa. E poi c'è una palette, ta-ta-da, si è aperta una palette, e c'è anche il famosissimo, io non ho mai usato questi pennelli, è la prima volta che ne ho uno per le mani, sono super conosciuti e non vedevo l'ora di testarli, perché cioè ne parlano tutti, e questo era presente nel kit della palette, che è una palette con correttori terra e illuminanti e blush, quindi tutta una palette per il contouring. Sono molto bravi loro per quanto riguarda prodotti per il contouring, quindi sicuramente sarà una palette molto valida, ma mi rende molto entusiasta anche il pennello. Qui c'è uno shampoo che è della stessa linea Liscio Spaghetto. Carina questa cosa, spero che, i miei capelli sono già lisci come spaghetti, però almeno spero che mi toglierà il crespo, se non altro queste maschere appunto sono tutte super idratanti. E poi qui c'è un correttore ricrescita istantaneo spray colorato 1 minuto, biondo scuro, cioè questo è uno spray praticamente, quando c'è la ricrescita sui capelli si spruzza lo spray. Carino, lo proverò, io non ho particolare ricrescita perché faccio i colpi di sole biondi e i miei colori, il mio colore naturale è biondo scuro, biondo scuro, io li faccio biondo chiari, quindi se c'è un po' di ricrescita di solito non mi dà fastidio, però voglio provarlo per capire com'è questo prodotto, perché mi intrigano alquanto queste cose, non so come mai. Sì, questo è tutto per quanto riguarda Diego Dalla Palma, molte novità da Diego Dalla Palma, sono molto felice. E poi arriviamo, perché voi lo sapete, io vi lascio sempre alla fine dei video, prepariamoci, ok? Vi lascio sempre alla fine dei video con i miei acquisti più grandi e quelli più, insomma,
sostanziosi. Iniziamo con Saint Laurent. Siamo stati io e Tomas a Beverly Hills, che siamo stati sia a Beverly Hills, a Los Angeles, che poi a Newport. Ci siamo spostati più in basso, che Newport è addirittura in Orange County, non è più Los Angeles. E da Saint Laurent a Beverly Hills ho trovato una cosa che io cercavo, e ho provato a vedere se c'era ad Amsterdam, ho provato a vedere a Venezia e non lo trovavo da nessuna parte, quindi l'ho preso negli Stati Uniti. Taran 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 taran. Adesso vediamo. Non so come mai, però ho sempre la sensazione, sia a New York, sia a San Francisco, sia a Los Angeles, che la scelta, come dire, di prodotti, di disponibilità sia sempre più grande negli Stati Uniti che qui in Europa. Non so come mai, ma questa è la sensazione che ho ogni volta che faccio shopping. Lì, sia da Chanel, lì si trovano molte molte più cose che qua da noi. E non è giusto, lamentiamoci. Ed ho preso questo choker con il doppio logo Saint Laurent tagliato. Adesso, come sono vestita, non ci sta con la felpa, ok, ma è stupendo, è veramente veramente stupendo. L'ho provato in negozio, a vederlo così non mi piaceva, poi mi sono detta proviamolo, e invece lì mi sono veramente convinta, che tutta la scatola lì mi sono veramente convinta, perché è bellissimo, bellissimo. Tra l'altro quel giorno indossavo un outfit appunto super adatto a questo choker, e ho voluto prenderlo. È in velluto, è molto molto morbido e soffice, e il logo è colore platino. È stupendo, stupendo, io ne sono innamorata. Poi arriviamo a un altro super acquisto che ho fatto da Louis Vuitton. Allora, dovete sapere che di norma i capi di questi brand tipo Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel, eccetera, sono leggermente più cari negli Stati Uniti. Dipende dal capo in sé, dal prodotto, però di norma sono leggermente più costosi negli Stati Uniti. Però non so come mai questa collana costava di meno, e non poco tra l'altro, e quindi adesso già vi ho svelato che si tratta di una collana, ma volevo troppo 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 prenderla. Non mi piace tantissimo come hanno fatto il pacchetto, l'hanno messo qui, però volevo troppo prendere questa collana, sia perché mi piace molto, che per dare il mio contributo in beneficenza, perché è una collana che Louis Vuitton ha realizzato con l'UNICEF, e quindi è anche per una buona causa, ed è è una collana con il lucchetto. Avrete sicuramente visto la campagna Make a Promise, ne hanno parlato un po' tutti. Sono collana e ciondolo in argento con questo, che tra l'altro io ho aspettato un sacco per poterla mettere, per filmarvi questo video, e c'è il ciondolo in argento con il logo Louis Vuitton, il lucchetto con il logo Louis Vuitton, e poi la collana appunto in argento. Ho voluto prendere questa sia appunto perché comunque è per una buona causa, sia perché mi piace il fatto del lucchetto. Ce n'era un'altra sempre con il lucchetto, però quell'altro lucchetto era molto più grande, era dorato, io la volevo argentata, ma anche molto più grande, troppo grande, non mi piaceva. Piuttosto ho preso questa, e sono stracontenta perché finalmente, adesso che vi ho filmato il video, posso indossare, ok? Di solito lascio sempre tutto spacchettato, cioè tutto impacchettato per voi, per farvi vedere. E poi arriviamo all'ultimo mega 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 acquisto del periodo, e questa è una borsa vintage, ma è praticamente semi nuova, perché è stata usata veramente pochissimo, perché non ha nessun segno di non poteva mancare la musichetta solita dei video di Nicole, ed è, di solito ve la faccio vedere un po' più a step, invece oggi puff così, ci rimanete secchi. E questa è la medium. Di solito le borsette che ho, non ho nessuna di questa misura, perché ho le jumbo che sono più grandi, o ho le mini, o wallet on chain. Insomma, questa è una nuova misura per me, ed è in tessuto. Questa non è in pelle, ma in tessuto, si chiama jersey, ed è di questo bellissimo blu elettrico. Naturalmente la tracolla, in realtà non so se si può usare proprio tracolla, perché non è lunga abbastanza, ma la, come si chiama, insomma, la,
la catenella era all'interno ed è... Io la amo, amo, amo questa borsa. Volevo prendere di questo blu ma nei negozi adesso non si trova, quindi sono stata strafortunata a trovarla vintage, ma praticamente nuova, e volevo appunto vedere se questi due colori potessero stare bene assieme. E mi sembra proprio di sì, l'ho lasciato da parte, mi sembra proprio che come colori ci siamo, ci siamo. Wow, la adoro, e anche questa è rimasta nella borsa, qui nella scatola, cioè la borsa è rimasta nella scatola per farvela vedere, non volevo usarla prima per non rovinare il pacchetto eccetera, quindi sono troppo contenta per questi acquisti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, naturalmente come al solito, se vi piacciono i miei acquisti, perché mi piace sempre leggere tutti i vostri commenti, e ovviamente come al solito metterò cuoricino, risponderò, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, scrivetemi. Vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima, ciao!